farmaco che ha circa 60 anni, nato prima come antimalarico, poi impiegato e tuttora usato come antireumatico, possa avere nella terapia del coronavirus un'efficacia nel ridurre lo stato infiammatorio e nel ridurre proprio la viremia. Anche pochi giorni. Il professor Raul di Marsiglia, che è un noto infettivologo di fama internazionale, appunto dell'Università di Marsiglia, ha pubblicato dei dati molto incoraggianti, e quindi anche questo può essere un'arma in più per curare precocemente, proprio perché erano stati curati i soggetti positivi, pauci sintomatici, quindi che non presentavano un quadro conclamato di patologia, proprio per evitare che questa patologia prendesse una piega più impegnativa e andasse incontro. E questo lo speriamo a tutti. Grazie, grazie dottor Missaglia per il suo intervento e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.